Ebbene sì, oggi andiamo a parlare di cose nuove. Vedete questa che cos'è? Questa è una wallbox. Che cos'è? Ve la spiego in questo video. E ciao amici, benvenuti tutti in questo nuovo video. Io sono Andrea Lanciotti, il vostro tecnico digitale, e oggi, grande novità, vi vado a spiegare cos'è una wallbox. Una wallbox in pratica è niente meno di che una presa. È una presa particolare che serve a far ricaricare le automobili elettriche. Sì, perché voi avete la vostra macchina elettrica con quella specie di presa asciugo che va attaccata e vi ricarica la macchina a 1,5 kW, 2 kW, a seconda del vostro contatore. Di più non può andare. Poi c'è anche il rischio che quella a lungo andare, se la mettete su una presa che è un po' vecchiotta, vi può andare pure a rovinare l'impianto. Quindi che cosa succede? Nelle case, nelle abitazioni si stanno iniziando a mettere queste qui. Queste sono le wallbox. Le wallbox in questo caso di Enel X, perché io le installo pure per Enel X e devo dire che funzionano abbastanza bene, bisogna regolarle certo tutto quanto, ma fino adesso non ho avuto granché di problemi. Queste colonnine wallbox hanno tutte, possono essere di due tipi: o senza cavo, come questa, che in pratica voi prendete il vostro cavo dato in dotazione dalla vostra concessionaria, perché ogni macchina possedete due cavi, uno che è quello con la presa asciuga che la attaccate direttamente sull'impianto elettrico di casa e vi ricarica la macchina in modo lento, però ve la ricarica. E l'altro avete qui il cavo, quello lungo che potete attaccare su queste wallbox o sulle colonnine di ricarica che trovate nei paesi, nelle città, sia di Enel X o di altri operatori. Voi andate lì con la vostra app dedicata, sbloccate la colonnina e vi mettete a ricaricare. Questa colonnina qui, o wallbox, colonnina non si chiama perché questa in pratica va appesa al muro, potete mettere a ricaricare la vostra macchina. Prima di tutto aumenta la velocità di ricarica, sempre a seconda del contatore, cioè se voi avete un contatore da 6 kW e utilizzate all'incirca 2 kW di energia, la vostra macchina caricherà all'incirca sui 3,5-4, poi dipende, perché queste wallbox possono anche essere munite di un regolatore di tensione. Cioè, che succede se voi accendete il forno o il condizionatore? La wallbox inizia a caricare di meno, cioè che diminuisce la sua potenza di ricarica. Poi, quando lo spegnete, la wallbox riparte e la mette alla massima potenza. Ovviamente, queste regolazioni vanno fatte dall'operatore di solito, ma di solito vengono fatte in fase di installazione. Ma potete farlo anche attraverso l'applicazione, perché in questo caso con NLX o addirittura alcune macchine potete regolare la ricarica attraverso la macchina. Gli dite che oggi mi devi ricaricare a 2 kW, domani a 3 kW e così via scorrendo. Io è da un po', da un annetto circa, che installo queste wallbox e devo dire che il mondo delle ricariche delle auto si sta ampliando sempre di più. Quindi ho voluto fare questo video più che altro per farvi capire determinate cose, come questa nuova wallbox per uso domestico, diciamo. Le potete mettere anche in azienda. Se avete un'azienda e avete, non so, i dipendenti con le macchine elettriche e tutto quanto il resto, potete anche fargli pagare la corrente, certo, di meno, per ricaricare la macchina. Perché questo? Perché attraverso l'applicazione in pratica vi potete regolare in vari modi. Voi regolate con l'applicazione
potete sbloccarla, perché questa si può anche bloccare, cioè che significa che se voi state in un condominio e questa è all'aperto, non è che uno va lì, mette la presa e inizia a ricaricare. No, questa si può anche sbloccare sia dall'applicazione che dal QR. Basta che avete la tessera, quella di Enel X o di chi sia la Wallbox, e la potete anche sbloccare. Potete controllare anche i consumi soprattutto, e la cosa molto più vantaggiosa è che ci sono dei pacchetti apposta che potete pagare mensilmente e avere le ricariche illimitate. Ci sono molti operatori che lo fanno, lo fa anche Enel X, e infatti queste, quando le mettete a ricaricare, queste wallbox si connettono anche ad internet, che significa che se fate questo tipo di pacchetto, voi potete caricare la macchina con quel tipo di abbonamento. Questa è connessa a internet, manda il messaggio che sta ricaricando la macchina e il prezzo, diciamo, che si blocca. Quindi questa è solo una piccola parte, è solo un piccolo video per farvi capire che cos'è la Wallbox. Poi nei prossimi video cercherò di spiegarvi al meglio come funziona. Se ce la faccio, un giorno vi mostrerò un video mentre ricarica la macchina, come funziona l'applicazione, così potete capire in modo reale tutto quanto il funzionamento. Oggi è solo un video per iniziare. Poi mi raccomando, prima di tutto iscrivetevi al canale e lasciate un like. Seconda cosa, lasciate i commenti. Se volete assistenza, mi potete anche contattare per determinate cose e per controllare tutto quanto. E in più voglio dei vostri commenti, mi raccomando, commentate, scrivete, e soprattutto voglio domande, perché attraverso le vostre domande farò un video dedicato sulle vostre domande e vi spiegherò tutto quello che c'è da sapere sul mondo dell'elettrico, perché secondo me è un mondo che sta andando avanti, si sta evolvendo sempre di più, e la cosa principale è che stiamo andando in quella determinata rotta. Quindi ci saranno nuovi video, vi spiegherò anche come risparmiare sulla bolletta attraverso queste ricariche. E quindi quello che dovete fare è lasciare un like, iscrivervi al canale, commenti, e ci vediamo ai prossimi video. Ciao a tutti da Andrea Lanciotti, il vostro tecnico digitale. Ciao!